come la racconteresti, ecco, nella televisione nella quale lavori, GRP Televisione, oppure come la comunicheresti, ovviamente nell'educazione alla legalità, in quella chiave lì, a tutti i ragazzi della pastorale giovanile che tu ed altri vi ritrovate ad organizzare? Sai, è sempre molto complesso discutere di questi temi. Ci stavo pensando proprio mentre parlava. E in trasmissione, nella mia trasmissione, ho avuto ieri sera, ieri pomeriggio abbiamo registrato una trasmissione su alcune comunità di recupero delle persone tossicodipendenti. E questa mattina ho parlato di pena di morte. Come tu sai, in questi giorni si parla proprio, si ricorda appunto la prima abolizione della pena di morte. Quindi sono temi molto importanti, di cui poco si sente discutere, perché probabilmente, e la televisione innanzitutto, mi metto di mezzo pure io nel mio piccolo, ma in realtà i mezzi di comunicazione se ne occupano davvero, davvero poco, e sempre, come dicevi tu, non in chiave di educazione alla legalità, ma in chiave quasi distruttiva o cronachistica, e probabilmente già soltanto far riflettere attraverso la testimonianza delle persone, come sta avvenendo oggi pomeriggio nella tua trasmissione, credo che sia piuttosto significativo. Nei confronti dei ragazzi, in termini di pastorale giovanile, anche in quei casi, secondo me, la testimonianza risulta fondamentale. Insomma, una chiacchierata con Maria Teresa credo che sarebbe più importante di molte altre conversazioni, magari tenute anche da personaggi esperti, autorevoli per carità, ma che forse ci mettono un po' meno cuore rispetto a chi è stato toccato, come è stato detto ora. Visto che tu organizzi la comunicazione nella pastorale giovanile, magari si potrebbe organizzare anche un collegamento via webcam Skype con i giovani e Maria Teresa, quindi prendila per buona Perché questa iniziativa. no? Perché no? Perché no? Potrebbe essere sicuramente un tema da affrontare, perché il rischio appunto è di lasciare tutto un po' a se stesso, oppure parlare soltanto dei grandi temi che però rimangono molto teorici. Invece credo che le testimonianze siano fondamentali. Peraltro credo che sia molto interessante quello che potrebbe dirci Maria Teresa, perché se no il rischio, e lo dico da persona che abita nel nord Italia, il rischio sia sempre quello di vedere un po' come una cosa che riguarda altre zone d'Italia, ma che noi non ci tocchi in realtà. Le notizie degli ultimi mesi, sappiamo, insomma, c'è stata anche una lunga discussione a riguardo, anche a livello politico, ma non soltanto. Sappiamo che in realtà l'argomento è molto, molto più vasto di quello che sembrerebbe. Quindi sicuramente potrebbe essere interessante, ma non soltanto per i ragazzi, però direi a questo punto, Marco. Era il tuo sogno quello di interessarti alla comunicazione da bambino? Un sentiero obbligato, perché fin da piccolo quello facevo, diciamo, in qualche modo. Quindi la Sin prima da cosa che ho. piccolo, cioè? Sì, piccolo, cioè a 7 anni, nella mia parrocchia, che è Sant'Alessandro, di Alessandria, ho presentato la mia prima cosa. E visto che c'erano anche altri bambini che cantavano, mi hanno sentito cantare, mi hanno detto che forse era meglio per me fare il presentatore, insomma, e questo poi è accaduto, no? Quindi, come ti dicevo, non so se è stata una scelta mia o degli altri che mi hanno. No, a parte le battute, ovviamente la comunicazione, sai, un po' uno se la sente, quindi se la sente dentro è giusto, insomma, un po' come c'è chi sente la musica e chi sente altre, non so se possiamo chiamarle vocazioni, forse un po' eccessivo, però comunque diciamo una spintarella c'è in quella direzione.